Ciao a tutti, oggi unboxing anche per me, è una cosa molto semplice che però mi è servita per testare il sito gearbest.com. Hanno sempre tante offerte interessanti e per provare la prima volta ho preso qualcosa di veramente basso costo, ma allo stesso tempo qualcosa di particolare. Per cui vediamo cosa contiene il pacchetto. Eccolo qui, è un filtro per rubinetto a LED. Adesso andiamo a vedere come funziona e soprattutto se funziona. Ecco qui ho montato il filtro sul rubinetto, adesso proviamo ad accendere l'acqua. Partiamo con acqua fredda e vedete che si illumina il fascio di acqua, diciamo di blu. Acqua fredda, adesso provo a scaldare un po', scaldando un po'. Ecco ragazzi, c'è da dire che perde tantissimo, perde veramente tanto. A me sembra di averlo chiuso bene, ma perde veramente tanto, per cui bisogna andare un po' a lavorare sulle guarnizioni lì. Ecco, qua adesso è diventata verde, quindi temperatura normale, tiepida. Provo a scaldare ancora un po'. Sì, voi forse non lo vedete al video, però perde proprio tanta acqua fuori. Ecco, adesso è diventato rosso e lampeggia, probabilmente perché è troppo calda, esatto, infatti scotta l'acqua. Proviamo a tornare indietro, ne metto una via di mezzo, ecco adesso è rosso non lampeggiante, verde di nuovo. No, l'illuminazione è bella, è carino come effetto, poi si autoalimenta, diciamo, non servono batterie, si autoalimenta dall'acqua in pratica. E qua è di nuovo acqua fredda, quindi blu, il getto è blu. Solo che adesso ripeto, non so se si vede dal video, credo di sì, però perde veramente tanto. Io ho provato anche a chiuderlo bene, a cambiare guarnizione, però perde veramente tanto. Quindi sì, bello, funziona, però c'è questo inconveniente e vedremo se riesco a risolvere con o silicone oppure un'altra guarnizione che così è inutilizzabile. Comunque il discorso illuminazione funziona, funziona direi anche abbastanza bene. Bene ragazzi, io vi saluto, per questo video è tutto, alla prossima, ciao!